Ben ritrovati a una nuova edizione di Senior News, vediamo insieme i titoli di oggi. Il vaccino antinfluenzale si farà anche in farmacia. Covid vendevano farmaci online, 42 siti oscurati dai NAS. Guarcino, la prima città a misura di anziano. Grey Panthers, oggi parliamo di doveri universali. È stato approvato in conferenza Stato-Regioni un protocollo firmato con Federfarma Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei sieri antinfluenzali. In farmacia potranno vaccinarsi tutti i cittadini maggiorenni, anche quelli per i quali la vaccinazione è offerta gratuitamente dal servizio sanitario. La somministrazione, una volta effettuata l'anamnesi e acquisito il consenso informato del paziente, avverrà in piena sicurezza in aree dedicate, interne o esterne alla farmacia, e sarà possibile anche durante gli orari di chiusura. 42 siti collocati su server esteri sono stati oscurati dai NAS perché pubblicizzavano e offrivano in vendita vari farmaci anche contro il Covid-19. Su 35 dei 42 siti veniva venduta anche l'ivermectina, antiparassitario utilizzato in campo veterinario e per il quale l'EMA nel marzo 2021 ha raccomandato di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o il trattamento del Covid, al di fuori degli studi clinici. Nasce a Guarcino la prima città d'Italia a misura di anziano. Nel centro storico del comune di 1300 abitanti, in provincia di Frosinone, si trasferiranno entro 5 anni 200 coppie di pensionati, 80 studenti universitari e 20 tra artigiani e piccoli imprenditori. Il progetto è stato presentato durante la riunione dell'intergruppo parlamentare per la tutela della longevità dal professor Boccanelli, promotore dell'iniziativa. Vaccino 2025, che è l'arco temporale entro il quale vorremmo sviluppare il nostro progetto. Qual è il progetto? Il progetto è quello di nasce dall'esigenza di ripopolare il nostro paese. Questo è qualcosa che ormai è molto diffuso, questa sofferenza dello spopolamento dei nostri paesi, soprattutto del crinale appenninico, del centro Italia, ma dappertutto. Perché è un vero peccato che le risorse naturali, le risorse, diciamo, ambientali non vengano utilizzate a favore delle persone, in particolare degli anziani, ma noi preferiamo non parlare di a misura di anziano, preferiamo parlare di a misura di gente che sta bene. Vorremmo riprodurre quello che è più fisiologico, ovvero una contaminazione tra generazioni che garantisca che gli anziani possano godere della presenza dei giovani e i giovani dell'esperienza degli anziani. Quindi vorremmo ripopolarlo con popolazione di fasce di età differenziata, con meccanismi diversi di attrazione. Cioè, gli anziani possono essere attratti dalla facilità di muoversi, dalla possibilità di socializzare, dalla distribuzione di servizi. I giovani possono essere attratti dall'esistenza della fibra, dal fatto che si creano delle stazioni di lavoro, di co-working, e di conseguenza, diciamo, vorremmo poter ripopolare il paese di tempo. E per il nostro appuntamento con Grey Panthers oggi parliamo di doveri universali, la cornice normativa che dà senso ai nostri diritti. Oggi vorremmo parlarvi di diritti e di doveri, ma non siamo alle prese con avvocati e giuristi. Abbiamo interpellato lo psicoanalista e su greypanthers.it trovate un ricco articolo da leggere per capire come mai si parli sempre spesso dei diritti e difficilmente le persone vogliono sentir parlare di doveri. Eppure, interessante, ci dice lo psicanalista, le persone non devono pensare di avere diritti spropositati, pensando che non vadano a danno di nessuno. La società ha bisogno che, ci si inserisca come individuo con propria personalità e si ha un senso e si acquisiscono dei diritti se uno sta all'interno di una collettività nella quale vive, opera e nella quale rispetta i diritti altrui. Pensiamoci.
Senior News termina qui. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che se avete più di 65 anni e avete prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un esame diagnostico, un ricovero e l'appuntamento che vi è stato dato non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del medico, potete contattare Pronto Senior Salute. Chiamando il numero 06 6227 4404 verrà preso in carico ogni singolo caso. Sul sito www.senioritalia.it potete rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci a domani!